molto più vicino all'impresa. Pensate a una barriera invalicabile, pensate a un muro che non si può penetrare, pensate al design che arriva e pian piano buca questo muro, riesce, invade, entra in tutti i reparti, così come un virus e contamina tutto. Io non ho mai pensato di poter gestire l'intelligenza di un altro, ho pensato di unirmi alla sua intelligenza e cercare di usare un'intelligenza pratica che mi facesse penetrare nell'impresa. L'impresa ha bisogno di voi, ha bisogno di intelligenze forti e ha bisogno ogni tanto di arrivare sulla piramide dove il capo, il grande capo, purtroppo a volte non capisce e quindi ha i suoi consiglieri. Voi siete delle menti non comuni. Io cerco semplicemente di portare nell'impresa della cultura di tipo universitario, di tipo globale, ma cerco di portare principalmente degli uomini come voi che possono far penetrare questo virus del design e dare finalmente una svolta definitiva a questa impresa che è un po' tanto. Naturalmente finirò il mondo dell'auto, è il mondo più difficile, lì si muove tutto. Io devo per forza chiedere a Jean di darmi una mano e lo chiederò con insistenza finché avrò la voce di farlo. E credo che questo libro io non l'abbia scritto per persone come voi, l'ho scritto per i giovani per far capire che le esperienze di lavoro e di vita vanno messe in pratica.